Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, eneba.com trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Benvenuti in uno squad builder, uno, due, forse tre squad builder. Sono arrivate delle richieste, voglio portarvele per non farvi attendere troppo tempo. E prima di iniziare questo video, che lasciate un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Abbiamo come modulo, non mi è stato detto più che altro, il budget sì, 310.000 crediti, 300.000 crediti e giocatori non scambiabili sono questi qua che state ben vedendo qui in questa squadra. Come modulo io voglio optare momentaneamente nel 4-5-1, così possiamo metterci un Martial momentaneamente qua. Qui ci volevo mettere magari un centrocampista che poteva andare bene per poter non dare, come posso dire, per dare intesa sia a Gomez sia allo stesso centrocampista Henderson, anche se si potrebbe mettere un Wijnaldum volendo, e francesi nel Liverpool non ce ne sono. Il fatto è che lui vuole mettere Conde, io non lo consiglio nemmeno sinceramente parlando, qui ci metterei proprio un Lenglet. Mi è piaciuto di più rispetto a Conde che sto provando, magari una versione special, la prossima versione special che sicuramente riceverà sarà più interessante. Come terzino sinistro Jordi Alba assolutamente, come centrocampista ci possiamo mettere a questo punto appunto un bel Wijnaldum e siamo belli che tranquilli, non abbiamo problemi di intesa. Come altro centrocampista ci possiamo mettere volendo un De Jong, ma abbiamo bisogno, ci mettiamo un Dembélé qua. E lì abbiamo bisogno di un altro attaccante volendo, dipenderà dal modulo. Quindi io sinceramente ci metterei veramente un altro attaccante, ma è da capire. Ci possiamo mettere un Gabriel Jesus, dovrebbe essere abbastanza interessante, ma il piede debole non mi convince particolarmente, dovrebbe avere un 3 di piede debole, sì. Vorrei metterci un altro, possiamo metterci Aubameyang volendo, che male non fa, spostiamo Martial al posto di Aubameyang. E abbiamo completato una bella squadretta con un budget di 160.000 crediti. Volendo possiamo upgradare, togliere Ter Stegen, mettere Courtois, Varane e Mendy esterno sinistro. Hazard non mi convince, meglio possiamo anche mettercelo senza ombra di dubbio, fare quest'altro cambio volendo. Ma onestamente parlando io punterei più su un Dembélé perché mi dà il 5 di piede debole molto più rapido di Hazard, sulla fascia può macinare più chilometri a parer mio. È una scelta più soggettiva in base ai propri gusti. Qua anche Aubameyang potremmo togliere, metterci un Werner ad esempio, metterci un Vardy, metterci un Watkins in forma, insomma dobbiamo scegliere noi più che altro in base all'esterno e poi switchare, cambiare di posto De Bruyne e Martial, non so se mi spiego. Passiamo anche adesso alla seconda squadra, che sarà composta da giocatori che non ho ancora visto, quindi sarà anche una sorpresa per me e voglio dirvi che cercherò di farla come questa, nel senso nel miglior modo possibile. Come attaccante Ben Yedder va bene, non è la versione special, no? Son come esterno, ma poi vi dirò la mia. Come altro centrocampista possiamo metterci Sissoko, è quello che mi consiglia di mettere, cioè sono è l'elenco dei giocatori che mi dice di mettere. De Bruyne come centrocampista della versione team of the tournament, De Bruyne, eccolo qua. Poi abbiamo un Mukiele che può andare bene, ma vediamo un po' come piazzarlo, sappiamo tutti che è della Bundes. 4-2-3-1, 4-2-2-2, allora 4-2-3-1 possiamo anche farlo con De Bruyne come COC, esterno Son e come altro esterno dobbiamo proprio trovarlo. Allora, ci mettiamo un Pogba, allora come budget 400.000 crediti, ma codesti sono non scambiabili, quindi abbiamo solo il budget al momento di, cioè il costo al momento di Pogba. Come esterno sì, è un problema perché sinceramente parlando in Premier League scarseggiano. Vediamo se riusciamo invece a farlo un po' così, mettendoci qua un Konaté, va benissimo. E Konaté in forma, è sceso bel po'. Qua ci mettiamo Lenglet proprio tranquillamente, va benissimo.
Come terzino sinistro Jordi Alba, va bene. Come portiere Ter Stegen, va bene, va benissimo. Qua ci manca proprio l'esterno. Possiamo metterci Rafinha e non farlo giocare al massimo di Intesa. A questo punto ci mettiamo proprio un Lucas e andiamo un po' sul sicuro, sinceramente parlando. Andiamo a spendere di meno, abbiamo comunque una carta altrettanto valida. 4-2-3-1 con questa squadra? Sì. In che modo? Facci vedere subito. 4-2-3-1 oppure 4-2-2-2, anche il 4-2-2-2, 4-2-3-1 sicuramente. 4-2-3-1, ma avendo De Bruyne più 4-2-3-1 ovviamente. Lucas e Son come COC esterni, De Bruyne come COC centrale, Sissoko, Pogba mediani, Ben Yedder come attaccante. La difesa rimane invariata e secondo me così possiamo avere una bella squadra interessante, dal prezzo complessivo sicuramente più elevato di questi 300.000, ma in base alla richiesta sono arrivato a spendere massimo 300.000 crediti dei 400 che mi aveva detto di spendere. Abbiamo un po' di tempo per andare a usare, a più che altro a farvi vedere una terza squadra. È una richiesta semplice questa volta. Abbiamo un Gomez, Joe Gomez, dovrebbe essere Joe Gomez, sì, Joe Gomez non scambiabile, con budget 500.000 crediti. Quindi abbiamo un ampio ventaglio di scelta e vediamo di far uscire una squadra con questi crediti. Ci metterei qua un solito Lenglet? Secondo me no, io ci metterei a questo punto un Ramos, no. C'erano altri difensori centrali, secondo me molto veloci, ma attualmente mi sfuggono, devo assolutamente ricordarmeli tutti. Tipo c'è quel Van Dijk protagonisti, che poi sarebbe record breaker, ma non è che ho ben capito, ed è assolutamente fantastico. C'è quel Koulibaly 89, bello da vedere, sarà sicuramente bello anche da provare. Walker difensore centrale, Koscielny non c'è più. Abbiamo volendo un De Ligt, non sarebbe male, ma non mi convince. C'è Diego Carlos, Diego Carlos, una versione 85, bella carta. Costa, no, 250, andiamo a sprecare metà budget per un sol difensore, no dai. Possiamo mettere Diego Carlos base, ci metteremmo qua tranquillamente volendo o un Alisson, un Ederson. Come terzino sinistro ci mettiamo un Renan Lodi, oppure magari anche un Alexandro, oppure no, chi altro potremmo metterci? Possiamo metterci una Cuna che a me non convince. Un Alex Telles, sì. Dai, possiamo metterci un Alex Telles. Con il centrocampista qui, Casemiro. Voglio farla un po' diversa questa squadra. Oppure, chi altro c'è? Centrocampisti della Liga Santander. La Liga. Con Nazione Brasile. Nazione Brasile me la vedo un po' difficile. C'è Casemiro, c'è Fernando, c'è Coutinho. Va bene, facciamo così. Mettiamoci Casemiro. Come esterno sinistro possiamo metterci un giocatore quale Douglas Costa, non della Juve, non si trova, del Bayern Monaco. Sì, dai, può andare bene. Come centrocampista qui dobbiamo metterci un giocatore che mi dia qualcosa di positivo. Mettiamoci, allora, passiamo al 4-4-2-2. A questo punto con questi due va di lusso. E mettiamo come esterno, a questo punto ci possiamo mettere chi vogliamo. Sceglierei un giocatore magari rapido, Salah, vediamo Lucas, il classico Lucas. Come attaccante ci possiamo mettere un Lewandowski e un attaccante brasiliano, quale può essere? No, Firmino no, no, Richarlison no, vogliamo metterci un attaccante che, mettiamoci Aubameyang, sì, il problema è poi che ci mettiamo in attacco per Douglas Costa. Questo è un grandissimo problema, perché appunto abbiamo bisogno di un attaccante che dia qualcosa alla squadra e che sia valido, soprattutto un Gabriel Jesus. Dai, mettiamoci Jesus. Poi a destra ci possiamo mettere un attaccante che vogliamo, Aubameyang. Insomma, la scelta è un po' più soggettiva. Ah, è sceso anche sotto i 100.000, bene. Mi ha detto mi ha dato un budget di 500.000 crediti. L'ho mantenuto tranquillamente. È una squadra che a me sinceramente così a colpo d'occhio non piace particolarmente.
andrei a cambiare ovviamente i mediani, però io ho semplicemente dato un'idea di una squadra possibile per non avere sempre le solite squadre. Se poi vogliamo fare la solita, facciamola. Vi faccio vedere come la possiamo fare. E viene proprio semplice, semplice come squadra. Ter Stegen in porta. E fare sempre le squadre fotocopiate. Vogliamo farle? Facciamole, ragazzi. Io non ho assolutamente nessun problema. Ma poi è un... come posso dire? È brutto sentire, leggere i commenti nel quale tutti quanti ti dicono sempre le stesse squadre, squadre copiate. Lo so, alla fine... Quelle sono, anche se vogliamo cambiare, quei top sono attualmente quelli, c'è poco da fare purtroppo. Come qui, centrocampisti, possiamo mettere dall'angolamento un De Jong e andiamo molto sul sicuro, senza De Jong, se me lo vuole far trovare, bene. Poi come stanno Dembélé, ne andiamo veramente lisci come l'olio. In attacco ci possiamo mettere... o un Griezmann, ma magari possiamo metterci tranquillamente qualcun altro, un Benzema, anche se non mi convince. Mettiamoci, magari ci possiamo mettere anche un Aguero non va Aguero. Possiamo metterci, chi ci possiamo mettere? Qua è un problema, questo è un grandissimo problema. Vabbè, mettiamoci momentaneamente Benzema, ma proprio perché voglio... aspettate un attimo. Benzema 85, 79. È strano, Benzema 82, 82. Mettiamoci Griezmann. Quanta di piede deboli Griezmann? Forse 3, no, mettiamoci Benzema. Dovrebbe avere 4-4. Ma qui, giusto per farvi capire, possiamo metterci anche la versione in forma di Benzema. Assolutamente, non è da sottovalutare comunque come carta. Anche questa squadra va benissimo. Tipo Aubameyang con 8 di intesa va bene. Questa è una squadra più classica. Ovviamente la squadra di prima era un po' più articolata, diciamo, era un po' più particolare e più inusuale. Ma ragazzi, ditemi voi cosa pensate di questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, poi vi rispondo. Saluto e vi ringrazio. Ciao belli!